Quindi, dove eravamo rimasti, ragazzi? Ho perso il filo. Buongiorno amici, c'è un'umidità. Stasera ci siamo svegliati che era tutto bagnato, i vestiti, l'equipaggiamento tecnico. Franci in pole position per mangiare. Me ne starei tutta la mattina così. Col ventilatore, bel banana pancake. Lo splendido scorcio della nostra natura. Allora, ho chiesto il banana pancake, non ce l'avevano e quindi ho preso un mango pancake. Invece Franci, un po' come la tequila, mango, sale e limone. No, zucchero e limone. Zucchero e lime. A me mi piace un sacco zucchero e limone. Sai cosa ci starebbe bene? Del cioccolato. Togliamo un attimo i semini. È un po' giallo questo pancake. Non ci facciamo troppe domande. Roba puzza, non più puzza. Speravo me la piegassero. E soprattutto spero che non abbiano utilizzato il sacchetto sporco in cui gliel'abbiamo consegnata. E quanti cazzi, seppia. Stiamo facendo il giro di tutte le agenzie per capire cosa fare nei prossimi giorni. Siccome non ci organizziamo a casa, ci organizziamo qua. Capire i prezzi, cosa ti fanno fare, patapim e patapam. Oggi patapim, domani magari patapam. Arieccice! Siamo riusciti a organizzare il tour per dopodomani, ma non abbiamo ancora finito. Nel frattempo ci mangiamo un bel banh mi da una signora. Il problema, ragazzi, è che essendo in bassa stagione, i ristoranti sono tutti completamente deserti. Io e Franci generalmente andiamo alla ricerca di qualche cucina che stia andando. Diminuiamo la probabilità che ci sia qualcosa andato male. O che ti servano qualcosa di 3 giorni fa. Sembra che la signora gli abbia dato una pestata sopra. Sono anche i segnettini della ciabatta. Questa è la versione autogrill del banh mi. I camogli vietnamita. Quando non sai cosa prendere, vai di banh mi e sei a posto. Comunque, ragazzi, queste sedioline sembrano le sedioline che avevi da bambino all'asilo, perché sei a 20 cm da terra sostanzialmente. Il mio invece visivamente è uguale a quello di Franci, ma c'è il maiale dentro. Sì, loro lo chiamano pork, ma pezzi di wurstel, pezzi di maiale sfilacciato, delle salsine varie. Un po' perché il banh mi da solo non mi basta, è un po' perché si sguara dal caldo. E un po' perché dobbiamo continuare a organizzare i prossimi giorni. Ci siamo spostati in un altro posto dove Franci ha preso watermelon juice. E io invece, raga, mi faccio un altro pezzo di colazione. Frutta, granola e roba varia. Dopo il maiale è l'ideale. Ormai abbiamo i vestiti appiccicati addosso 24/7. Dopo un po' ti ci abitui. Niente, raga, Franci ha deciso che deve organizzare tipo 176 tour, se no non è contenta. Proprio la sua mission di questa vacanza è: dobbiamo fare tour, non facciamo abbastanza tour, devo fare più tour. E tu cosa fai in tutto ciò? Vai che ce la fai, vai! Non ce la farà mai, però caprette. Vediamo se la prendono con noi. La nostra giornata prosegue qui a Katba, siamo venuti a vedere il Cannon Fort, che in teoria è chiuso, però se paghi una mazzetta al ragazzo vietnamita che sta davanti al cancello, gentilmente ti apre. Dovrebbe esserci anche una vista super figa che abbiamo letto su Google, andiamo a vedere se la troviamo. 40 km di range, sparecchiava il cannone. Made in France però, non l'hanno fatto loro. Qui ci sono un po' di casse di munizioni. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling, falling down, we're fading. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Non male questa vista della baia, speravo in qualcosina di meglio, ci sono un po' di alberi che coprono la vegetazione, siamo in questo caffè abbandonato, mi sento molto Niccolò Balini in questo momento e quindi potrei aggiungere buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene, sperando che Niccolò non se la prenda. E adesso come un gatto ma di marmo mi appresterò a fare questo. Questa è una sorta di ex museo abbandonato della guerra. Comunque veramente questa si è trasformata in una rubrica di Vietnam abbandonato, inconsapevolmente. Ah, ma allora lo vedi che c'è sta gente? Scusi, per la vista panoramica. Anche con i lineamenti asiatici. Hello! Where are you from? Italy. Italy. Where are you from? I'm from Vietnam.
Dopo questa chiacchiera con la bimba, che parla l'inglese meglio di tutto il suo gruppo probabilmente, una vista così sulla baia. Come avrete capito, ragazzi, oggi giorno di pianificazione, ne stiamo approfittando per fare un bagno in questa piscina. Tra l'altro noto solo ora che ha forma di chitarra, d'altronde Woodstock Jungle Camp ha perfettamente senso. Ragazzi, forse è il caso di uscire dalla piscina perché mi stanno venendo i piedi palmati, che nel frattempo si è trasformata in una discoteca. Giornatina apparentemente poco proficua, ma in realtà siamo massacrati. Buonanotte. Buongiorno amici. Il mio pancake è bruciato. Ci aspetta un bellissimo trekking di 18 km sotto l'acqua. Ma chi me lo toglie? Non me lo toglie nessuno. Ti ho già dato 3 pezzi di pancake, cosa ti devo dare ancora? L'ho finito, non c'è più niente. Per fare il trekking di stamattina, che è il più cazzuto di tutto il Vietnam, ma ovviamente Franci non è che poteva sceglierne uno facile, come funziona? Che ci portano nel National Park che c'è qua vicino e ci portano in motorino, ci porteranno uno alla volta. Ok, siamo rimasti io e te. Questo è il momento di scappare. Siamo partiti, chissà se mai arriveremo. Questo, ragazzi, ci è stato descritto come il trail più difficile. Ma non è difficile, ho guardato. Di tutto il Vietnam. Ci sono 500 metri di dislivello. Detto anche il trail della morte. Vediamo quante bestemmie mi toccherà tirare. Direi fin qua tutto bene, bravi tutti. Se smettesse anche di piovere saremmo a cavallo. Sta cominciando già una parte un po' meno simpatica. Siamo arrivati Mai Bau Peak. Alla fine no, a un cartello. Queste discese, ragazzi, su queste rocce, io vi consiglio vivamente di affrontare sotto la pioggia, perché altrimenti che gusto c'è. Ciao fratello, siamo a un'ora di cammino, mi sembra che ne siamo passate 7. Ma non è vero. Odio tutti. Odi anche me? In particolare te. Vi piace, ragazzi, questo video composto solo dalle mie lamentele? Ah, come dite, è quello che succede di solito in tutti gli altri video? Ho eliminato il lenzuolo da concerto, ero più marcio dentro che fuori. Dovremmo essere arrivati alla Frog Pond, palude delle rane, e quindi significa che siamo a metà strada. Sembra di essere nel Signore degli Anelli. C'era qualche palude nel Signore degli Anelli? C'era anche un sacco di spazzatura nel Signore degli Anelli. Dove minchia stiamo passando? Abbiamo fatto un pezzo di trekking che praticamente era climbing, che non vi ho inquadrato, dove sono volate diverse parolacce. Questo trekking si è rivelato un inferno sulla terra. Non è vero, io mi dissocio totalmente. No, allora, Giano non si è mai arrampicato sugli scogli quando era piccolino e ha avuto un'infanzia difficile. Ho avuto un'infanzia felice. È un Ironman, raga, perché adesso ci danno la mountain bike. Ve l'avevo detto, ragazzi, che era un Ironman. Dici in mezzo alle campagne vietnamite. Speriamo di giungere a una sorta di porto, perché non abbiamo fatto un trekking dove parti e torni nello stesso punto. No! Abbiamo scavallato una montagna. Like the waves pull you down underwater. We're fun until we hit the bottom. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling, falling down, we're fading. But I know that we can save it. Nonostante la mia faccia dica il contrario, trekking difficile, fattibile, secondo me ce la potete fare. Biciclettata finale verso il porto, bellissima. La giornata di oggi bisogna conquistarsela. Siamo arrivati con le bici fino al porto, è un porticciolo di un porticciolo. Nessuno parla inglese. Abbiamo cercato di far capire che abbiamo bisogno di una barca che ci riporti fino a Cat Ba. Sono tutte fully booked perché noi non ci siamo prenotati una mazza. Abbiamo trovato l'unica ragazza vietnamita che parla un po' di inglese e che ci ha detto: state attaccate a quel signore lì, quello con la maglia bianca, perché appena arriva una barca che va a Cat Ba vi infila da qualche parte nella stiva. Non abbiamo ben capito. Ok, 100.000 Vietnam dong. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. E per la rubrica ci imbuchiamo in posti. Beh, ci imbuchiamo pagando comunque. Spero che la lente non sia troppo zozza, ragazzi, ma purtroppo non ho nulla con cui pulirla perché tutto ciò
che io sono in questo momento, vestiti compresi, è più sporco della lente. Avevamo letto che la barca di ritorno costa 1.000.000 di dong, 500.000 each, ed eravamo pronti a spenderli. In realtà, non avendola prenotata, il tipo ci ha detto: ma mimumma, salite su una barca a caso che vi portiamo lo stesso anche se sono fully booked, però dai, datemi 100.000 dong. E noi: va bene, 100.000 dong. Quindi praticamente abbiamo speso un decimo del prezzo che avremmo dovuto spendere. Però non siamo ancora partiti e non siamo ancora arrivati, vi faremo sapere. E di fronte a noi la splendida baia di cui non so il nome. Questo è Katba. Ma Katba dobbiamo andarci noi. Katba Island. Vabbè ragazzi, una baia molto caratteristica. Già non sta facendo il time lapse, eh? Non è proprio pazzo. No, sto pregando. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go all out of breakers down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Che carini, ci hanno offerto anche una tazza di tè freddo e una nuvola di drago. Troppo felice, anche perché sto morendo di fame visto che sono le 2. Siamo tornati sani e salvi al porto. Sì. Dobbiamo poi arrivare ancora al nuovo homestay. Vabbè, ma qua si ragiona, questo schema l'abbiamo superato. Adesso è il prossimo schema. Nonostante non sia nelle nostre corde tornare in un posto già fatto, siamo tornati nel posto di ieri. Sai perché? Perché? Perché si chiama like questo coffee. And we like this coffee. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, grazie. Guarda che anche tu ogni tanto fai delle battute. Ma io vengo seguito per quello. Perché Franci si è innamorata dell'ordine che io ho fatto ieri. Sì, mi piace tanto lo smoothie di Giano. Io resto sempre affascinato dal fatto che, va bene, i vietnamiti sono piccolini, ok? Ma non capisco perché tutte le sedie e i tavoli sono tipo a 30-40 cm dal suolo. Qualcuno me lo sa dire? Sono arrivati i miei fried noodles col maiale. Wow, sono arrivati anche dei coloratissimi succhi. Uno di passion fruit e uno di carota. La carota te la bevi te. È buonissima la carota. Franci, come al solito, ordina una cosa e poi mangia quello che ho ordinato io. È diventato il tuo piatto o posso poi mangiarli anch'io? Allora, per evitare di ribaltarmi sul tavolo, ho preso il piatto sulle ginocchia. Sì, sì, ci siamo proprio. Era un piattone gigante. Questo è il modo per giustificare il fatto che me li stai ciulando tutti. Raga, se venite qui a Katba, questo posto qua ha consigliato. Come si chiama, Franci? Like Coffee? Like Coffee. Non mi chiedete gli indirizzi che qua diventiamo pazzi, raga. E questo è quello che ho preso io ieri e che Franci oggi ha ripreso, ma ormai l'interesse è svanito. O forse no. Quindi, dove eravamo rimasti, ragazzi? Ho perso il filo. Eravamo seduti a un tavolino a fare pranzo. Poi avevamo l'accordo con il precedente hostel che ci avrebbe chiamato un taxi che abbiamo già pagato per andare all'ostello successivo. Il taxi in realtà non era proprio un taxi, ma era mio cugino in scooter che ti porta dietro. È il fratello di mio cugino che porta Franci. Ma perché tu non ti aspettavi sta roba qua? Sì. Tu paghi un taxi, poi loro ti portano con mio cugino in motorino, così giustamente loro risparmiano 2 lire, e ci hanno portato in questo ostello con questa fantastica fantasia di mattoni, molto stile newyorkese. Ma ragazzi, la cosa più importante è che c'è l'aria condizionata. E quindi forse stasera dormo. Se funziona. Dopo un brevissimo pisolino. Scusate ragazzi, ma c'è un'umidità del 6000 per 1000. Come ci vedete? Gianni voleva dei noodles. Allora li ha chiesti qui all'homestay. E l'homestay probabilmente ha chiamato un Deliveroo. Comunque la sensazione di vestiti puliti e doccia fatta vi sembrerà una banalità, ma qui vale tantissimo. Credo di poter dire che il trekking di oggi è stato il più difficile della mia vita. Esagerato. Paghi tutti gli anni la palestra ma poi non ci vai mai? Sogni un fisico d'atleta ma lo vorresti a costo zero e senza fare fatica? Vieni in vacanza con Giano e Franci. Partecipa anche tu ai famosissimi trekking di Franci e scoprirai come ottenere un fisico da Adone in pochi semplici passi. Attenzione, il divertimento dei video caricati su YouTube potrebbe non corrispondere alla realtà. Bella idea. Thank you. Beh dai, sono belli. È arrivato Glovo. Non è vero, non è arrivato Glovo, li hanno cucinati loro, ragazzi. Ma hanno anche un bell'aspetto, devo dire. Diciamo che in Asia, quando non sapete bene che cosa ordinare, quando siete problematici, noi stasera siamo problematici, ordinate fried noodles e cadete sempre in piedi. L'accompagnamento è di base con queste due salse, questa soia un po' affumicata, oyster sauce, una via di mezzo, e la salsina piccante. Un pochino di questa qua comunque ce la metto, eh. Anche un po' di questa. Buoni, anche se
sono quelli del pacchetto, va bene uguale. Dopo il trekking di oggi, dai, piattino dei noodles. E il tuo secondo piattino. Ah giusto, ne avevo preso un altro un'oretta fa. Comunque, la giornata di oggi si conclude qua. Domani ci aspettano delle robe mondiali. Voi lo vedrete, chi lo sa, settimana prossima? Tra due settimane? Ad ogni modo, restiamo in contatto, cosa dite? Non facciamo poi quelli che non ci sentiamo, eh. Io, fossi voi, mi iscriverei, accenderei qualche campanella a caso e poi, proprio così a tempo perso, andrei su Instagram a farvi anche un follow. Detto questo, se ti avvicini un po' faccio il pish, perché sennò sei un po' troppo lontano.